Sempre io. Siamo quasi agli sgoccioli con gli acquisti. Vi ho fatto vedere quasi tutto, quindi è ora di comprare nuove cose. Se non ho più nulla da farvi vedere sul canale. Scherzo, ovviamente. Allora, vi faccio vedere tutta una serie di acquisti super vintage, proprio vecchi vintage. Se non vi piacciono, ve lo dico già a prescindere, deve piacervi il vintage, quel proprio vintage vero, vecchio, vecchio. Se no, chiudete questo video, che non c'è nessun problema. Sono stata al Mato Grosso qualche tempo fa e una signora mi ha accalappiato e mi ha detto: "Tu che ti piacciono i vintage?" Mi sono arrivate delle cose da una signora, devo troppo fartele vedere. Vabbè, vieni giù con me nello sgabuzzino, andiamo. Mi fa vedere delle cose meravigliose. E io ero un po' indecisa. Poi, prova, prova, fai, fai. Niente, alla fine sono uscita. Dovevo solo portare dei soldi a una signora per quei quadri, che non avevo moneta. Lei mi ha detto: "No, dai, me li porti, io li porto." Dovevo dare 5 euro, cioè. Sono uscita spendendo 28 euro, oltre che quei 5. Avevo detto: "Basta, io per un po' non vado più al Mato Grosso." Queste cose sono dei completi che poi io metterò spezzati. Questo non lo volevo mettere, ma la gonna era troppo bella. Sono di ottima sartorialità, ovviamente, e hanno qualche anno e sono bellissimi. Questa è una gonna meravigliosa, fucsia, bellissima per l'estate. Cioè, notare solo il bottoncino. Siamo ascoltate, cioè, troppo bella. Questa con un rossetto fucsia e il bianco, cioè, è bellissima. È una gonna. La cosa bella praticamente è la sartorialità di questa gonna, la marca è. Boh. Va bene, non lo so. Comunque, vabbè. Fatta così, scusate, il dietro. Ah, la marca davanti. Va. O la marca laterale. Come si metterà questa gonna? Aspettate, eh. Ho un attimo di lapsus. Ok, la parte davanti così. Guardate che belle queste pieghe. Cioè, è meravigliosa. C'ha tutti, guardate i bottoncini. Cioè, aspettate. Ha tutti i bottoncini sulla pieghetta. È troppo bella. Una gonna fucsia da mettere con un bel sandalo l'estate. E si rende subito attuale. Che mi piaceva meno era la casacchina sopra. Però poi l'ho provata. La tipa: "Ma sì, ma con il jeans la metti?" Costava 5 euro il completo. Vabbè, tanto spezzato non lo compro. Devo togliergli solo le spalline. E poi questa magari con un boyfriend l'estate riesco a metterla. È una giacca tipo maschile, blazer. E sempre con questi bottoncini adorati. Gli devo solo togliere queste spalline che a me non garbano più di tanto. Le aprirò e le sventrerò praticamente. Carina comunque, con i boyfriend. È un bellissimo colore fucsia, molto acceso, che a me piace tantissimo. Questo abito più giacchino, anche questo da portare spezzato. L'abito è veramente un bijou della natura. E è molto bontone, molto chic. I bottoni comunque sono una meraviglia. Cioè, solo i bottoni, per quello che l'ho pagato, 5 euro al completo, sono solo i bottoni che costano così. La giacchina è fatta così, anche questa da portare spezzata. Sì, vabbè, no, ma io non ho problemi. Vabbè, comunque fatta così, anche questa appunto da portare. Poi, tra l'altro, ho visto sul Too Style. Guardate i bottoni. Aspettate, scusate. Cioè, guardate che belli questi bottoni. Ho visto sul Too Style che torna tantissimo la spalla qua larga e poi viene giù stretta. Non so se è anni 80. Quindi piano piano queste cose qua tornano tutte. Questi abiti comunque sono troppo belli. Si vede che sono fatti da qualcuno a mano. Non sono, cioè. Sono stati fatti da un sarto, non sono cose tipo quelle che propone Zara, propongono Primark e così, cioè hanno tutta un'altra vita. Guardate questo che abito meraviglioso, bontone chic. Lungo, 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 la parte sotto appunto che resta midi. Cioè questo me lo immaginate con l'estate, questa primavera. Guardate la gonnellina sotto che bella che è, con questa rifinitura. Me lo immaginate l'estate io con questo bel vestitino, gamba nuda ovviamente. Una bella scarpettina, cioè con stile Chanel, sa, mi piacciono questi abiti. Ho voluto buttare via questi soldi perché comunque poi quando quel giorno voglio vestirmi così, ce li ho.